Devo indossare naturalmente. Gli occhiali direi di sì. Perché io indosso. Vado ad aprire. Aspetta. Prima dobbiamo aprire il sipario. Apri la porta. Vado. Grazie di essere stato con noi. Voilà. Grazie al cielo sei qui. Come possiamo va? Cominciare. Ciao. Bene. Buongiorno. Ciao Maria. Io stavo giusto dicendo, sì, a Maria quanto apprezziamo il suo lavoro. Anni e anni di studio. Nulla succede per caso. E se tu pensi a tutto quello che lei ha fatto per noi, Io l'ho fatto sempre con piacere. Lo so. Lo si evince dal tuo sorriso. Ma sedete, prego. Volete qualcosa da bere? Faccio venire qualcosa? No, grazie. Siete a posto? Sì, fatto e anche per noi, dicevo, è stato ti un ho detto gran... di sederti, per cortesia. Grazie. Dolori, dottor Carli. Mi dà fastidio vedere delle figure. D'accordo. Comunque stavo dicendo che anche per noi è stato un piacere, tanto che il dottor Carli ha fatto suo il motto dell'azienda, che è: per noi ogni dipendente è un... È una certezza. Ogni dipendente è una certezza, ma a volte ci sono delle cose nella vita che neanche noi vorremmo fare. È la vita che ce le chiede, è il destino. Ecco Maria, tu che cosa hai da recriminare? No, io nulla, qua mi trovo benissimo. E allora tu che cosa vuoi? Non ho capito. No, dottor Carli, mi scusi, la situazione adesso è un po' ambigua. Volevo dire a Maria che il dottor Carli ha da dire delle novità. Perché non la smetti di fumare quella robaccia? Allora, la novità, veniamo alle nostre novità, Maria. Mi dica. Allora, la novità è che ho detto mille volte che questa tutina, così quasi imbarazzante, non voglio vedere queste braccia scoperte in azienda, l'ho detto mille volte, e questo nome lo voglio più grande. Ecco, quello che il dottor Carli sta cercando, sì, di dire è che noi dobbiamo lasciarti andare. Dobbiamo lasciarci tutti andare, amico mio. Sì, prima o poi. Dottor Carli, però per la precisione... Un attimo solo. C'è un medico in sala? Per cortesia, al più presto qui. Dimmi. Dottor Carli, sto lavorando anch'io e stavo dicendo giusto a Maria che Maria. Quello che sta cercando di dire il dottor Carli è che è licenziata. Ma così, ma col sorriso. Non è una parolaccia licenziata oggi. Ma pensi soltanto a Maria, questo nome così bello, così figo, oserei dire. Ma lei lo sa in che cosa consiste esattamente il mio lavoro? Ma non si incazzi, Maria. Maria, 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 we'll never fight again, I'll never fight less, oh Maria. Ah Maria, che vuoi fare, la vita? Va bene, mi dica almeno in quale reparto lo svolgo. Reparto? Ho detto mille volte che ci si rivolge al capo, che sarei io, con un sorriso in più. Lei le manca questa sorta di marcia in più. Lei mille volte mi ha detto che odia i grassottelli. Lo hai fatto anche delle battute con le tue colleghe. Non va bene, perché ricordati, una volta per tutte, che io vestito piaccio, Maria, ma nudo convinco. E Maria cara, il dottor Carli nella sua magnanimità, e vorrei che lo consegnasse con le sue mani. Io me lo magnerei, però tu dici che lo devo consegnare. Beh, ha insistito per questo, per fare questo regalo a Maria. Maria, dopo anni e anni io ti regalo questo regalo. Un cesto di Natale, siamo ad aprile. Cesto di... Pensa se fosse un cesto di corna, Maria. Tu lo devi prendere così per quello che è, Maria. Che cosa è il Natale? Il Natale vuol dire essere buoni, il Natale vuol dire ricominciare, il Natale vuol dire abbracciarci, il Natale vuol dire unirsi, Maria. No, no, dottor Carli, Maria, volevo dire a Maria che ha insistito anche per regalare questo. Questo te lo regalo io, Maria. Un calendario. Un calendario, perché ogni volta che tu aprirai, ti sveglierai, aprirai gli occhi, dirai: quant'era figo il capo mio. Ma era, è dell'altro anno. E appunto, è un anno ancora prima per capire l'anno dopo che cazzo hai fatto, Maria. Hai sbagliato, Maria. Ma solo chi cade può risorgere, Maria. È successo altre volte di licenziare delle ragazze, delle girl come te, anche se tu non sei più una girl, Maria, ma non me ne volere. Quindi è tutto finito? No. Non è finito, hai una possibilità, Maria. Avevi detto che mi amavi. Sì, è vero, ho detto che io t'amavo. Ma tu sai che io a volte esagero col bere, lo dico solo quando sto ubriaco, Maria. E poi Maria, non farci caso, ha detto che amava anche me. Ma come amavi, sì, anche lui? Abbiamo una storia bisessuale, Maria, il mondo cambia, Maria. Tu devi accettare questo.
A volte si è uomini, a volte si è delle ragazze. Però questa è la vita, Maria. E tu non ti sei adeguata, Maria. Maria non si è adeguata. Va bene, allora. Noi stiamo insieme da 5 anni, abbiamo un figlio. È vero. Ti ho curato dopo l'incidente, ti ho curato. Purtroppo non sono guarito del tutto ancora. Non hai nient'altro da dire. Mi hanno dato ancora i soldi dell'assicurazione, Maria. Questa è la cosa che mi fa incazzare. Però sappi che... Brava, Maria. Stefano Masciarelli. Scusami se ho infierito. Volevo anche farti spogliare, ma ha suonato. Vorremmo chiederti una cosa. Brava. Giustamente ringrazio i nostri attori. Sì, sì, bravissimi, l'applauso va a loro. Va a loro, oltre che scenografia e costumi. Ma quando hai detto vestito piaccio ma nudo convinco, è vero o faceva parte del bluff? È vero, tutti ne sono incuriositi.